Con il tecnico dell'Ischia, Enrico Buonocore, mister, siamo arrivati al terzo impegno del campionato, trasferta contro il Francavilla, una squadra che al momento è a punteggio pieno. Prima però di chiederle che partita si aspetta, le chiedo com'è andata l'allenamento in vista proprio di questo match. Ah, no, l'allenamento l'abbiamo fatto come sempre, cioè abbiamo fatto le cose, i ragazzi hanno lavorato bene, quindi ci stiamo preparando a una partita molto difficile perché è una delle squadre che può, una pretendente a vincere il campionato perché è una squadra forte come il Casarano, come l'Andria, come la Nocerina, sono squadre che hanno investito molto, quindi hanno una squadra che può arrivare fino in fondo e poter vincere, quindi sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere pronti a fare una partita come di solito abbiamo fatto al di là di domenica scorsa, insomma. Di fare una buona partita, di essere aggressivi, di cercare di andare a fare gol, di essere insomma squadra, giocare da squadra, giocare veloce. Un punteggio pieno al momento per il Francavilla, gol segnati 6, gol subiti 0, ecco, diciamo che sono tanti piccoli dati, come ha detto lei, che però rendono anche più affascinante per un giocatore e dà anche più motivazioni per scendere in campo. Ma sicuramente sì, insomma, in questo momento questa squadra è partita molto bene, ma era anche prevedibile, ci sta perché è una squadra costruita per vincere, quindi sono partiti molto bene. Noi abbiamo fatto una partita discreta a Brindisi e domenica scorsa abbiamo steccato, adesso abbiamo insomma subito una partita molto dura e voglio una reazione, insomma, voglio vedere questa squadra che sia propositiva e che giochi come abbiamo abituato, insomma, la gente qui a Ischia a vedere. Ecco, infatti l'altra domanda che le volevo fare, per rialzarsi dopo una sconfitta del genere, non è facile, ma non è neanche impossibile. Che Ischia vuole vedere, che prestazione, ma soprattutto forse anche che risposta vuole vedere dalla squadra? Vabbè, noi domenica peggio di così non possiamo fare, quindi possiamo solo migliorare, Giuseppe, non si può fare peggio di così, quindi credo che questi ragazzi sono consapevoli di non aver fatto una buona partita e quindi insomma abbiamo parlato anche di questo, abbiamo parlato un po' di tutto e poi ci siamo allenati cercando di migliorare le cose che domenica non sono andate bene, che sono quasi, insomma, abbiamo difeso male, abbiamo difeso male e troppo bassi, abbiamo creato poco, abbiamo giocato poco. È stata una partita no, però noi siamo alla seconda di campionato e insomma c'è tutto il tempo per trovare quello che siamo noi e fare insomma un campionato dignitoso, quindi questo è il minimo, insomma. Il tempo ce n'è, come ci possiamo aspettare per questa partita dei cambiamenti, diciamo, dell'11 titolare, oppure rivedremo la stessa Ischia a cui, diciamo, ormai siamo abituati a vedere? No, beh, qualcosa può essere che cambiamo, è anche normale, no? Però insomma poi in linea di massima, perché ha avuto un po' un problema questa settimana Patalano, proprio perché si è fatta una brutta partita, ma brutta brutta, se si fossero allenati tutti in pieno regime gli 11 che hanno giocato domenica li avrei fatti giocare di nuovo, volevo vedere insomma la riprova, insomma, una squadra che, anche perché siamo in tanti, fai delle scelte in base a quello che vedi e non mi è piaciuto, no? Poi dopo adesso ci sono stati un po' di problemi durante la settimana che adesso sono rientrati e Alessandro 2 o 3 giorni non si è allenato, qualcun altro ha avuto qualche problema, quindi qualcosa dobbiamo cambiare, però sono tutti insomma disponibili e convocabili.